Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su Planetwin365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su Planetwin365.news. This episode is brought to you by Bubbly Sparkling Water, your must sofa sidekick. Available in a delicious range of flavors like blackberry, lime, and grapefruit. One episode? No, no. Bubbly is for one season, sort of nights. No calories, no sweeteners, all smiles. Crack a smile with the official sparkling water of Reality TV. Buy Bubbly Sparkling Water at your local grocery store or head to bubly.com. During the holidays, many people suffer from SAD, streaming annoyance disorder. Caused by too many streaming apps and passwords and content overload, symptoms include angry outbursts and broken remotes. But Prime Video simplifies your streaming and lets you find your holiday happy place. Rent or buy your favorites, add on hundreds of channels, and find new films like Candy Can Lane, starring Eddie Murphy, included with Prime in one app with one password. Prime Video. Restrictions apply. See Amazon.com/slash Amazon Prime for details. Ieri sera è andato Buoni o cattivi, mi pare un programma su Italia 1 abbastanza trash, che però nascondeva qualche perla, qualche spunto di riflessione, soprattutto grazie alla presenza di Amy Skilla che ha rilasciato una bellissima intervista in cui ha parlato di tante cose. La, la parte che mi ha colpito di più quando lui parla del senso di responsabilità, cioè lui diceva: l'intervistatrice gli chiede se lui in qualche modo eh, si fosse salvato no, dall'uso di droga, ad esempio. Per una sorta di senso di responsabilità personale. Lui dice: No, più che altro la paura, l'ipocondria nel vedere amici, magari bianchi, cadaverici, uscire da certe serate, sbiancare, svenire. Allora lì ho detto: Non voglio fare questa fine qui. E allora mi sono fermato: Perché il senso di responsabilità a 16 anni non puoi averlo. E, e lui dice: Mi è venuto il senso di responsabilità quando sono diventato padre. Mentre, eh, d'altro canto, quando un genitore riversa sul figlio il senso di responsabilità, il figlio poi difficilmente ce l'ha. Perché? Eh, perché comunque viene compensato dal genitore. Quindi il genitore sta presso al figlio e il figlio eh, fugge. D'altro canto, il senso di responsabilità del genitore dato verso il figlio, perde se stesso. Quindi non ce l'ha verso se stesso. Questa è una metafora bellissima, una metafora, un concetto bellissimo. Perché praticamente è la prova, come nei rapporti umani, come nei sentimenti, c'è sempre uno che scappa e uno che rincorre. E che praticamente è, una, è un aspetto che effettivamente nella nostra generazione ha fatto la differenza. Genitori che sono talmente attenti all'essere genitori che smettono di essere... Uh, uomini e donne diventano solo padri e madri figli che sono talmente concentrati all'essere figli perché i genitori li trattano come tali che non riescono a diventare uomini e donne cioè, insomma praticamente è stato un concetto che mi ha proprio colpito e, e poi ha parlato di suo padre eh, di quanto comunque eh, gli manca oggi non solo questa figura gli manca quello che sarebbe potuto essere il fatto che il padre non ha visto la sua, la sua fama ma ehm, dice al di là del, della fama sterile e l'avercela fatta andavamo in piscina insieme la piscina comunale entravamo di nascosto invece adesso ho la piscina a casa ho detto papà vieni e avrei potuto far suonare il piano ai miei concerti magari l'avrei reso famoso suo padre che era un artista e, e quindi ha fatto tanta tenerezza mentre parlava di questi aspetti e mi sono ricordato di questo bellissimo brano, il King, dedicato proprio a suo padre. Che è un brano leggero, uno dice: cavolo, il padre devunto, eh, un padre bipolare con tanti problemi, un padre che comunque è stato un personaggio che ha creato anche imbarazzo. Perché col suo modo di essere stravagante, eh, a volte, proprio nella piccola realtà di personaggi così non ce ne sono molti. Quindi, se succede qualcosa è lui. No? Io anche vengo da una piccola realtà di provincia, e comunque a, a spezzoni i personaggi che fanno certe cose sono quelli: no? si riconoscono, e anche se magari lì per lì possono dar fastidio, sono quelli che porti sempre nel cuore, sono quelli che ricordi con una risata poi un domani e che ti generano quella nostalgia. La canzone Il King è bella perché mh, già da come parte il beat, da quelle note giocose a tratti, no a tratti, giocose proprio, però capito, sono delle note che fanno capire che il soggetto di cui si sta parlando è proprio birichino. Questo, questo ti dà come, come sensazione, perché comunque una persona bipolare alterna comunque l'essere... Attratti, consapevole, e l'essere comunque infantile. E questa la bellezza che li rende così amabili. Il fatto che in loro ci rispecchiamo, ris rivediamo il bambino che è in noi. E in Schila ha fatto una canzone in cui comunque ehm, esalta le gesta del padre. Nonostante l'esaltazione si percepisce comunque il, i dolori che ci sono stati dentro ma che mh, sono proprio soffocati dal, dal, dalla leggerezza co con la quale viveva quest'uomo e che comunque ha riportato e Mishila si sente molto come suo padre ed è fiero di suo padre ha un grandissimo ricordo di lui ed è veramente un racconto bello mi ricordo quando uscì con questo video eh, per me è comunque un piccolo pezzo rivoluzionario perché insomma era più facile da parte sua prendere la penna, mettere un piano drammatico e raccontare quello che è stato suo padre. Invece lui te la racconta così proprio, il king è mio papà, il king del quartiere, la fama mi precede in centro, guarda quello, il figlio di... Eh... Però non è come il figlio di il figlio del politico, il figlio del ricco, il figlio del costruttore, no? È il figlio di, di quello lì che magari eh, poco fa a 120 all'ora ha sfrecciato su una statina quasi schiaffato sotto due persone. E questo è un'altra tipologia di fama che in quartiere ha una sua valenza. E quindi è stata. quando uscì mi ricordo che mi fece tanta tenerezza. Però d'altro canto è una hit, è una bomba. È veramente una bomba. Cioè, proprio no, me la sto riascoltando da quando l'ho ripensata. E non è che siamo a parlare di una canzonetta, metti là in cassa, in cuffia, chi sai quello che sia. E pompa, eh, pompa di brutto. E questo è mischilla del resto, un personaggio che ti sa raccontare cose drammatiche eh, con la leggerezza, stando un po' sopra le righe, e poi invece ti fa magari mattonate, violente, oppure quando invece vuole essere serio, eh, serio lo, lo sa essere, ma anche qui nel King lo è, è un pezzo serio. Il fatto che lui sia capace di scherzarci sopra. Non vuol dire che non sia serio, anzi le più grandi verità si dicono scherzando e questo è un brano che nasconde grandissime verità del bambino, del ragazzo e dell'uomo e mi schilla. L'eleganza incontra la tecnologia. Lancia Y da oggi nei nuovi allestimenti Oro, Platino ed Eco Chic GPL. Partono gli incentivi lancia gamma Y Hybrid da 139 euro al mese con finanziamento interessi zero e rottamazione e dopo un anno puoi tenerla o sostituirla anticipo 1600 euro 11 rate da 139 euro e rata finale 12.058 euro tan zero tag 381 offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 dicembre